professor Lino Di Rienzo Businco, che è direttore del Dipartimento di Otorinolaringoiatria del San Carlo di Nancy di Roma. Buonasera, professore. Buonasera a tutti voi, buonasera ai radioascoltatori. Per parlare dell'oggetto del nostro desiderio, ma anche delle nostre preoccupazioni, cioè l'aria condizionata. Allora, lei appunto è un grande esperto di tutto ciò che può derivare di negativo dall'aria condizionata. Intanto lei, ho letto anche un articolo su Repubblica.it, cliccatissimo, e anche un video che lei ha fatto. Lei è anche l'estensore di una formula, la formula della temperatura dell'aria condizionata. Attenzione, ce la può dire? Diciamo, il buon senso dovrebbe guidare tutto prima delle formule, però se vogliamo applicare una semplice regola per ottenere la temperatura giusta per evitare shock idrotermici, cioè da calore ma anche da secchezza eccessiva dell'aria che respiriamo, è sufficiente dividere per due la temperatura esterna, poniamo il caso se sono 30 gradi fuori diventano 15, e poi sommare a questo numero 15 un fattore di numero 10, e quindi diventa 25 la temperatura ideale per non avere danno termico alle delicate mucose del naso, dei turbinati e delle riere nel loro complesso. La formula del diviso 2 più 10, come dice Giuseppe, esatto. Il professore, non è che è una cosa, ragazzi, prendetela con il beneficio dell'inventario, però può essere un'indicazione buona, soprattutto per non esagerare nel metterla troppo fredda poi quest'aria, perché spesso si esagera. Soprattutto, diciamo, il grosso rischio avviene la notte, perché naturalmente quando si corica molto accaldati si dimentica che durante il sonno le funzioni vitali rallentano, e quindi in realtà quello che sembra piacevole, il fresco anche esagerato all'inizio dell'attività notturna del sonno, poi nel corso della notte con l'inattività diventa troppo freddo, allora incominciano i problemi di mal di gola, della secchezza, delle prostituzioni nel naso, fino a dei veri e propri prolassi delle mucose, dei turbinati, e con difficoltà a respirare bene, apnee notturne nel sonno, fino appunto a sintomi di ansia e difficoltose performance, ridotte performance mattutina a risveglio, e fino a malattie cardiache nei casi più esagerati in cui questa ostruzione nasale venga completamente abbandonata. Certo, a me personalmente è successo varie volte, sarà successo anche a molti ascoltatori di aver appunto esagerato durante la notte e svegliarsi appunto con tutto il naso tappatissimo e anche mal di testa, emicrania, sono cose che succedono. Sì, sono delle vere e proprie sinusiti. Sinusiti, certo. Senta, ci chiarisco un altro dubbio, professor Lino Di Rienzo Businco. Allora, il punto è questo, la questione della temperatura e del deumidificatore. Cioè, come dobbiamo combinare queste due cose? Perché sappiamo che un elemento fondamentale di benessere, diciamo, no? Si sta bene soprattutto quando non c'è umidità nell'aria della nostra stanza. Sì, molto vero questo che dice. Anche la deumidificazione non è del tutto priva di rischio, però abbiamo delle armi per proteggerci, in quanto delle sostanze umettanti a base di acido ialuronico, delle gocce oleose a base di vitamina E, dei lavanti con delle soluzioni termali, ce ne sono tantissimi in commercio di questi semplici ausili, possono, se applicate prima del sonno notturno, possono creare una barriera, un pochino come la crema idratante sta per la pelle nella protezione dei danni da sole, da freddo e da irritanti, e da queste sostanze esistono nelle mucose respiratorie, fanno una sorta di pellicola di protezione a livello delle viere, e quindi anche la deumidificazione eccessiva, anche lo shock idrotermico a cui facciamo riferimento all'inizio della nostra chiacchierata, possono essere minimizzati questi danni con una film così protettivo che ostacola e rallenta di molto ci sono questi prodotti, infatti. Senta, ma il discorso sull'apparecchio, no? Sull'apparecchio diciamo dell'aria condizionata, c'è il discorso di impostarlo anche come deumidificatore, giusto? Sì, la deumidificazione è sicuramente meno dannosa dell'aria condizionata, ma anche l'aria condizionata non va demonizzata. Il trucco sarebbe refrigerare la stanza prima di soggiornarci, sì. E poi soprattutto prevedere delle alternanze. Adesso non tutti gli apparecchi così sofisticati, però l'ideale sarebbe deumidificare la stanza e poi abbattere la temperatura anche in maniera leggermente più importante, però spegnendola prima di soggiornarvi, e magari prevedendo una riaccensione a metà notte, sempre però seguendo quella regola del dividere per due e sommare certo, per 10. Certo. Perché lo shock termico sennò diventa eccessivo durante la notte e ci congeliamo ci congeliamo, professore, di notte, è evidente. Abbiamo tante strategie naturalmente di chi è sensibile all'aria condizionata per rinforzare i famosi turbinati con dei palloncini balloon che fanno una sorta di reset della reattività
della mucosa nasale la rinforzano, quindi la rendono più resistente con un trattamento non chirurgico che vibra all'interno del naso con questo palloncino eseguito nei nostri ambulatori per 10 minuti e fa una sorta di refresh, una sorta di massaggio, passatemi la metafora, della mucosa nasale, per cui la mucosa è molto più compatta e molto più resistente a questi bruschi cambiamenti di temperatura e di umidità. Infatti, perché la cosa importante è nella vita quotidiana d'estate passare spesso, no, dalla strada a un negozio, da un negozio alla strada, con questi sbalzi, un treno, un aereo, questi sbalzi enormi ci sono. Sono molto forti e soprattutto quello che è peggio è che gli sbalzi di temperatura sfiancano sottile meccanismo di regolazione protettivo delle mucose respiratorie, aprono la strada a germi, batteri, anche a funghi, che purtroppo poi, questa è l'aggravante specifica del condizionamento, che possono anche albergare nei filtri non perfettamente puliti. Diamo un esempio su tutte le automobili, tutti quanti in questa giornata di calore naturalmente teniamo accesi i condizionatori, l'automobile rappresenta proprio una situazione di estremo rischio perché i filtri non sono mai perfettamente puliti. Certo. Ogni quanto bisognerebbe vederli questi filtri, Almeno all'inizio di stagione, ma purtroppo andrebbe fatto anche 2-3 volte l'anno, anche quando non si usa la ricondizionata, perché è lì che purtroppo la macchina naturalmente è parcheggiata sotto il sole o in garage umidi, è lì che possono innescarsi da proliferare. Quindi all'inizio di ogni stagione, bella stagione, facciamo vedere un po' come stanno questi filtri. Questo è proprio importante. Poi un altro piccolo studio, suggerimento, ma molto efficace, è aerare l'abitacolo della macchina, quindi non stare per un'ora di viaggio, un'ora e mezzo, peggio di più, con tutti i finestrini chiusi, pompando l'aria condizionata al massimo, ma ogni tanto 20 minuti in un viaggio lungo, abbassare tutti i finestrini, cambiare radicalmente l'aria e poi riclimatizzarla. Questo per esempio è un accorgimento banale, ma minimizza il rischio delle infezioni, dei batteri. Allora, ascoltatori che state in viaggio magari ora, no? È sera, magari per andare da qualche parte, di piacevole, ricordatevi ogni tanto di abbassare e così ricambiamo un po' l'aria. Un piccolo abitacolo è importante, un ricambio d'aria almeno ogni quarto d'ora, quando si ogni quarto d'ora. Senta, un medico una volta mi ha detto, un suo collega mi ha detto, per ovviare al discorso degli sbalzi di temperatura, qualche volta mi rendo conto che può essere anche un po' difficoltoso così, però anche per i primi minuti in un posto, diciamo così, diverso di temperatura, stare con anche con la mano davanti al naso, come sto facendo io ora, per proteggerlo un po', è possibile questo? Sì, è molto vero, ma una cosa ancora più efficace è prendere un fazzoletto, un bandana, un foulard, imbeverlo di acqua, anche di una semplice bottiglietta che c'è in macchina, pulita naturalmente, e poi portarlo di fronte al naso e alla bocca e inspirare fortemente per fare una sorta di aerosol purificatore e filtrante a livello delle prime di aeree. Quella particella grossolana di acqua che viene inalata fortemente attraverso il naso consente di fare un wash out, una pulitura superficiale di tanti piccoli grandi germi che vengono inalati, oltre che le particelle polverose che specie all'inizio della permanenza in un ambiente climatizzato colpiscono le vie respiratorie. Senta, una cosa ovviamente di buon senso, professore, è quella ovviamente di non puntare l'aria condizionata addosso, ma questo lo verifichiamo in pratica, di allontanarci, no, dal getto, oppure puntarlo, ecco, di notte per esempio lo puntiamo lontano dal luogo dove noi dormiamo, soprattutto non vicino al viso, perché i danni maggiori sono quelli portati a livello della testa e del collo, fastidiosi attacchi di cervicale, torcicolli, sinusiti, dolori facciali. Queste sono delle condizioni innescate da una nottata con l'aria condizionata che veramente possono vanificare una vacanza estiva una giornata importante il giorno successivo. Quindi sembra banale, ma è molto vero quello che dice, molto importante, cioè orientare le alette del condizionatore lontano dal viso e stare attenti anche ai rimbalzi, naturalmente. I rimbalzi, esatto, per cui non esatto, il condizionatore non davanti magari a un metro da una parete, perché poi quella parete rimbalza verso di noi il getto. Esatto, è proprio come sta dicendo. Quindi sono piccoli accorgimenti che però spalmati, moltiplicati nelle ore di una nottata, purtroppo poi fanno la frittata, fanno il danno respiratorio, e tutti poi i santi giorni purtroppo di questa stagione noi raccogliamo le conseguenze di tutto incongruo dell'aria condizionata, e fa rabbia perché basterebbe banalmente una visita come alla macchina, una visita stagionale per mettere in atto dei semplicissimi accorgimenti terapeutici per minimizzare questo rischio di danno d'aria condizionata. Quindi non è aria condizionata sì o no,
ricondizionata con le giuste indicazioni, a ricondizionata sì, ma soprattutto conoscendo i punti deboli, i punti critici della nostra via respiratoria, dei nostri semi paranasali, dei nostri turbinati, e correggendoli, perché la soluzione poi oggi è veramente semplice, non ci sono più vecchi interventi chirurgici di una volta, tagli, tamponi, bisturi, sangue, oggi sono trattamenti molto veloci di degli ospita con fasci di radiofrequenze, delle onde che vengono applicate nel naso, che sono in grado veramente di resettare la reattività e rinforzare la mucosa più o meno danneggiata da aree condizionate, ma anche da allergie, da infezioni, certo, dopo un inverno sulle spalle, dai catarri nel naso nasofarici e così via. Senta professore, ho un'ultima domanda che riguarda i più piccoli, i bambini piccoli, sì. Ecco, lì come ci vediamo, loro sono ancora più, diciamo, vulnerabili, sono in questo senso? Sono ancora più esposti, sì, ma ancora più esposti. I bambini hanno un fattore di rischio un po' aggravante in più rispetto agli adulti, che sono le famose adenoidi e le tonsille, che a quell'età sono dei preziosi alleati, dei preziosi baluardi delle vie respiratorie, che però fanno la loro azione, la loro funzione, che viene svolta proprio nel filtrare le porcherie che respiriamo. E pensate, un bambino per motivi di altezza è più esposto al famoso particolato del PM10, le polveri sottili, certo, e anche alla climatizzazione dell'aria, con tutto quello che mette in movimento nel momento in cui la ventola è molto alta. Ecco, mi dà per esempio l'occasione per ricordare che anche non è di poco conto tenere a mente il tipo di ventilazione che si ha di quest'aria condizionata, d'accordo la temperatura, ma anche la violenza con cui quest'aria viene pompata all'interno di un ambiente chiuso non è senza conseguenze. Quindi, perdonare ai bambini, se l'aria viene erogata con una forte velocità a livello della stanza, il bambino normalmente ne avrà ancora più chiuso. Tendenzialmente sarebbe meglio evitare, diciamo. Meglio magari una pala, una classica pala, diciamo, che muove l'aria, forse. Sì, da un certo punto di vista sì, ma soprattutto meglio è conoscersi bene per capire quali sono i propri fattori di rischio, qual è il proprio tallone d'Achille, il proprio punto debole, e se c'è un alert che si accende sul nostro PC, intercettarlo prima che diventi malattia. Quindi non riduciamoci ad avere l'attacco di sinusite piuttosto che di dolore trigeminale, piuttosto che di rinite, di raffreddore acuto col pus che ci rovina una giornata o peggio una vacanza sottodata, ma rivolgiamoci al nostro specialista con un certo anticipo, che un esame banale con una telecamerina dentro il naso, non invasivo, non doloroso, in pochi secondi ci consente di avere una diagnosi molto precisa di quali sono i fattori di rischio e di qual è la nostra riserva, certo, di salute che possiamo giocarci nel corso di una stagione estiva, e quanta aria condizionata banalmente possiamo tollerare, perché siamo un ognuno diverso dall'altro. Allora, professor Lino di Rienzo Busico, grazie per questi suoi preziosi consigli, buona estate anche a lei. Grazie a voi, un caro saluto a tutti, buona serata. Oh, quindi intesi, poco, e poi soprattutto per i primi minuti con la mano davanti al naso, per quando vai troppo nel caldo, nel freddo, così. Quindi ora vi saluto così, perché qui Mary e Andrea ci hanno lasciato una specie di cella frigorifera.